Vita carissima per Jason Kidd, che è stato punito per lo stratagemma ideato nel finale della partita tra i suoi Brooklyn Nets e i Los Angeles Lakers. La NBA ha infatti deciso di multare il coach con una maxi ammenda di $50,000, poco meno di €37,000. Le immagini hanno infatti chiarito che Kidd, avendo esaurito i timeout, a 8 secondi e 3 decimi dalla sirena ha attirato l'attenzione di un suo giocatore, Tyson Taylor, dicendogli di colpirlo. In questo modo la bibita tra le sue mani è stata rovesciata sul parquet e mentre gli inservienti pulivano, il suo assistente ha avuto modo di disegnare sulla lavagna lo schema da adottare. Per la cronaca, l'ultimo tiro non è andato a buon fine e l'errore da 3 di Paul Pierce ha sancito la vittoria dei Los Angeles Lakers per 99-94.